Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, prima uscita ufficiale per gli eletti in Abruzzo della Lega Nord. I neoparlamentari e senatori sono pronti, hanno detto, per lavorare per il territorio e per gli abruzzesi che hanno dato fiducia al partito guidato da Matteo Salvini. Sentiamo l'intervista a Bagnai realizzata da Paolo Renzetti. Professor Bagnai, un grande risultato della Lega in Italia ma soprattutto in Abruzzo. La vera notizia è questa: la Lega è riuscita ad ottenere tantissimi voti nel centro e nel sud. Perché secondo lei? Gli avversari hanno gestito malissimo la crisi economica, seminando di fatto miseria, facendo aumentare il numero dei poveri e questa cosa ha fortemente condizionato il meridione. Fra l'altro, da quando la crisi è iniziata, il divario fra economia meridionale e economia settentrionale è aumentato. E poi gli avversari hanno gestito malissimo la crisi migratoria, creando un allarme sociale che forse in alcuni casi è ingiustificato, ma che comunque è percepito dalla popolazione, cui non si può rispondere dicendo non sta succedendo niente, va bene così, perché non va bene così, bisogna intervenire. E questi sono i meriti degli avversari. Il merito del leader è stato quello di affrontare le situazioni con delle proposte concrete e candidando delle persone che avevano o esperienza amministrativa. La Lega ha una forte eredità, diciamo, positiva di esperienze amministrative a livello di sindaci, di consiglieri regionali, o persone che avevano espresso voce e proposte nel dibattito. Se la Lega dovesse andare al governo, il no euro sarà ancora un vostro cavallo di battaglia? Uno dei modi attraverso i quali questa Europa, quella che non funziona, ci tiene in qualche modo ingabbiati è appunto l'unione monetaria. Ma questa unione monetaria sta portando tutti giù e quindi bisognerà ragionare su, con calma, senza essere aggressivi, con un atteggiamento propositivo, dando un ruolo alla BCE nel periodo di transizione, ragionando con i partner europei su come smantellarla per tornare all'Europa che funzionava, quella degli anni 80, 90, che ha visto l'Italia crescere recuperando posizioni sui partner europei. E andiamo avanti, ci spostiamo al comune di Pescara dove si è dimesso l'assessore all'urbanistica Stefano Civitarese. La scelta è arrivata dopo la decisione della giunta di tornare al doppio senso su Corso Vittorio Emanuele. Il sindaco Marco Alessandrini questa mattina ha ringraziato l'ormai ex assessore, ma ha detto dobbiamo guardare avanti ai problemi della città. Vediamo insieme il servizio. Dalla prossima settimana tornerà il doppio senso su Corso Vittorio Emanuele. Sindaco Alessandrini, una decisione che però ha fatto andare su tutte le furie l'assessore Civitarese che ha annunciato le dimissioni. Mi dispiace che il progetto più importante che lui sta seguendo, quello cioè sull'area di risulta che è terminato e che deve approdare in aula, non sarà lui a portarlo. Ci sono state naturalmente delle diverse visioni sulla questione della mobilità. La mobilità è materia che, incidendo sensibilmente sulla vita delle persone, richiede un supplemento di mediazione e di sintesi da parte dei responsabili politici. Occorre avere capacità di ascolto e di trovare una sintesi, tenendo conto di quelle che sono state le indicazioni piuttosto chiare della politica da un lato, ma anche della cittadinanza dall'altro. Penso quindi che noi andremo avanti, penso che ci sta in una squadra, in un'amministrazione chi ha voglia di starci, noi ci vogliamo stare e andremo naturalmente sino alla fine del nostro mandato con l'idea che la prima cosa, con un pensiero davvero grato a Stefano, sarà l'area di risulta che è un po' la sua, fra virgolette, eredità. Andiamo avanti adesso con due notizie di cronaca. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Simone Giuseppe Santoleri, rispettivamente figlio ed ex marito della pittrice Renata Rapposelli. I due sono accusati in correlazione alla morte della donna per omicidio volontario in concorso e sottrazione di cadavere. Questa mattina i due uomini, assistiti dagli avvocati Gianluca Reitano, Gianluca Carradori e Alessandro Angelozzi, sono comparsi davanti al GIP di Teramo Roberto Veneziano per l'interrogatorio di garanzia, scegliendo per il momento la linea del silenzio. Nei prossimi giorni gli atti dovrebbero arrivare da Ancona a Teramo, dove
dopo che il GIP del Tribunale Marchigiano si è dichiarato incompatibile per questioni di competenza territoriale. L'arresto era scattato nei giorni scorsi con il GIP che aveva individuato nell'incessante e attuale attività di inquinamento probatorio l'urgenza di disporre le misure cautelari. Ancora, dopo settimane di indagini, i carabinieri di Ascoli Piceno hanno individuato la banda che sta colpendo la vallata del Tronto con furti messi a segno utilizzando un'auto come ariete sulle vetrine dei negozi e hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini, un italiano e due albanesi tra i 20 e i 30 anni, residenti nel Teramano e già noti alle forze di polizia. La scorsa notte i tre sono entrati in azione a Spinetoli, nella frazione di Pagliare del Tronto, dove hanno forzato la porta d'ingresso di un bar trafugando contanti contanti e un registratore di cassa. All'uscita sono stati circondati da più pattuglie dei militari della compagnia di Ascoli Piceno che li hanno bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. I tre sono stati subito rinchiusi nel carcere di Marino del Tronto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andiamo avanti ora con il nostro giornale, voltiamo pagina con una anticipazione della relazione. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno che riguarda la commissione tributaria regionale. Vediamo insieme il servizio. Dati positivi per l'attività della Commissione Tributaria Regionale di quelle delle quattro province. Un trend positivo illustrato dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale, Gian Saverio Cappa. Sul tema dell'evasione fiscale c'è stato, grazie alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, un notevole recupero di imposte sottratte allo Stato, un recupero elevato soprattutto nel corso dell'ultimo anno. Una giustizia veloce, ha sottolineato il Presidente Cappa, che ha smaltito anche il 10% dell'arretrato. Sia in primo grado che in secondo è diminuita la pendenza rispetto all'anno precedente, come dicevamo, e sono stati esauriti più processi di quanti ne siano stati iscritti. Per ridurre l'arretrato si attende anche il completamento della realizzazione del processo telematico iniziato nel 2016. Continua il trend positivo che già ho illustrato l'anno scorso, le commissioni di primo grado e di secondo grado in Abruzzo riescono a definire i procedimenti tributari entro 2 anni dalla loro iscrizione. E non solo quindi è una giustizia veloce, ma è anche una giustizia quantitativamente buona, perché siamo riusciti ad abbattere in quasi tutte le commissioni provinciali e in quella regionale l'arretrato oltre la misura del 10%, e questo era uno dei traguardi che ci eravamo prefissati. Rimane preoccupante invece la situazione dell'organico dei giudici presso le commissioni provinciali e regionali, organico spesso carente. La situazione attuale provoca per le sezioni regionali della sede dell'Aquila che ciascuna sezione non possa comporre due autonomi collegi e fissare più udienze, dunque l'attività giurisdizionale non può avere la necessaria accelerazione. Il Consiglio sta facendo molto per aiutarci da questo punto di vista, proprio è dell'ultima settimana la notizia che sono stati inviati altri 4 vicepresidenti che quindi completeranno l'organico mancante, però attualmente si riscontra una mancanza in quello che è il numero dei giudici e questo dovrebbe essere al più presto posto un rimedio a questa mancanza. Ieri pomeriggio Mauro Angelucci è stato eletto per acclamazione alla presidenza della Camera di Commercio di Chieti e Pescara. Angelucci è stato designato da Confindustria Chieti Pescara in sostituzione del presidente Daniele Becci, scomparso ad una sola settimana dalla sua nomina il 6 gennaio scorso. Un iter, quello dell'elezione del nuovo presidente, che ha impiegato 2 mesi per il suo espletamento e che ha avuto l'obiettivo di evitare un potenziale commissariamento. Mauro Angelucci è stato nominato, come detto, in sostituzione di Becci il 22 gennaio scorso, poi ci sono voluti i tempi tecnici della Regione per l'emanazione del decreto che è partito il 15 febbraio scorso. La Camera di Commercio di Chieti e Pescara, una volta ricevuto l'atto, si è attivata immediatamente per la convocazione del Consiglio, arrivando dunque a ieri 7 marzo, a 2 mesi esatti dalla scomparsa di Becci. La nomina di Angelucci, che è stato anche alla guida della Confindustria regionale dal 2009 al 2015,
2015, si legge in una nota della Camera di Commercio, garantirà efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed una programmazione rivolta alle aziende e ai professionisti. Andiamo avanti ancora. Voltando pagina, perché oggi è 8 marzo, dunque festa delle donne, sono tante le manifestazioni che si sono svolte, si svolgeranno nella nostra regione. Oggi il ruolo delle donne poliziotte è molto cambiato, sono state loro le protagoniste di un convegno che si è tenuto a Teramo in occasione dell'8 di marzo. Intanto questa mattina il liceo coreutico delfico di Teramo ha ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella il premio per aver vinto il concorso sulle madri della Costituzione indetto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Per l'8 marzo Teramo festeggia le donne della polizia, un corpo istituito nel 1959 che divenne parte integrante della polizia a partire dal 1981. La presenza delle donne in polizia è aumentata esponenzialmente, anche se oggi sono circa 15.000 a fronte di circa 90.000 uomini, pari al 15% della forza complessiva. Se ne è parlato in un incontro organizzato dal SIAP, il sindacato degli appartenenti alla Polizia di Stato, nella bella cornice della Aula Magna del liceo convitto Melchiorre Delfico. L'importanza della donna in divisa, ma insomma l'importanza della donna in generale. Sì, l'importanza di essere quello che siamo, nella differenza, nella nostra specificità e quindi anche nei ruoli istituzionali e nei corpi, no? Di polizia, dei carabinieri, dell'esercito, in cui la donna ormai sta dimostrando e testimoniando di avere tutti, diciamo, tutti i crismi e tutte le potenzialità per esprimere quelle che sono le sue caratteristiche. Quel bellissimo film, Il soldato Jane, che è la prima donna che entra nel corpo, no? Proprio dei Marines, e io credo che quel film rappresenti molto proprio l'icona, il simbolico che sottostà tante volte alla discriminazione delle donne in certi ruoli istituzionali e in certi corpi. Demi Moore, per essere accettata, deve assumere una, diciamo, caratterizzazione maschile e solo in quel modo viene accettata. Allora io credo che oggi invece noi dovremmo superare questi stereotipi. Ogni donna, ogni essere umano, ogni persona ha una sua ricchezza e non c'è bisogno per le donne di scimmiottare comportamenti maschili per essere accettati e per svolgere con forza il loro ruolo nelle istituzioni. Oggi però il ruolo delle donne poliziotte è molto cambiato. Guidano volanti ed elicotteri, dirigono commissariati e squadre mobili, sono medici, tecnici e molte sono atlete di successo e tra di loro ci sono anche dei questori, non ancora a Teramo però. Ma lei ci va d'accordo con le donne? Certamente sì, e devo dire che molte volte, a proposito di andare d'accordo, hanno anche questa capacità di mediare e soprattutto di ridare anche equilibrio in alcune situazioni particolari che si svolgono nell'attività quotidiana di polizia. Infine ricordiamo che Teramo è protagonista nazionale nella giornata della donna. Infatti il liceo coreutico ha ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica il premio per aver vinto il concorso Le Madri della Costituzione, promosso dal MIUR e dalla Presidenza dei Ministri. Gli studenti teramani sono stati accompagnati a Roma, nella maestosa Sala degli Specchi, dalla preside Loredana Di Giampaolo e dalla professoressa Anna Pompili. Andiamo avanti e torniamo a Pescara. La Giunta Alessandrini ha presentato i nuovi lavori di manutenzione straordinaria non programmabile delle vie della città di Pescara. Accordo quadro, secondo stralcio, per un importo di 410.000 euro. Richiesti ulteriori fondi per 2 milioni di euro a Regione Abruzzo. Sentiamo. Sono 410.000 euro, è un accordo quadro, quindi su varie vie cittadine, significa che non rifacciamo interamente delle strade ma andiamo a intervenire veramente dove la strada è ammalorata. Sono tantissimi gli interventi, cominceranno il 12 di marzo, quindi proprio a giorni, dureranno 90 giorni, andremo a mettere mano sostanzialmente a tre situazioni in cui c'è un problema di fogna registrata, parliamo di via Fiume Verde, via Mittiguerra e altre situazioni del villaggio Arcione e poi tante altre strade della città, soprattutto periferiche, a testimonianza insomma di un'amministrazione che guarda anche le periferie della città, dove andiamo a intervenire per riportare in sicurezza la strada per pedoni, utenza debole, ma anche per le autovetture. Non ci saranno disagi,
disagi, anzi i cittadini, diciamo, ne avranno sicuramente giovamento, perché come abbiamo detto prima sono un accordo quadro, quindi sono piccole toppe che andiamo a rimettere a posto nella città, scarificando però, quindi non è, diciamo, un asfalto a freddo, che significa che dureranno nel tempo, e andiamo a intervenire dove ci sono state le principali segnalazioni da parte della città. Certo, va detto che anche per le precipitazioni che ci sono state, la neve che si è registrata nelle nostre città, sono tante le strade ammalorate. Proprio questa mattina abbiamo fatto una lettera al governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, chiedendo che oltre a queste somme che abbiamo reperito nei nostri bilanci e nei nostri piani triennali delle opere pubbliche, possa mettere a disposizione della città 2 milioni di euro. Questa è la cifra che abbiamo chiesto, che rimetterebbe un pochino, diciamo, a posto le vie cittadine. Ed ora ci spostiamo nella Marsica. Nella piana del Fucino, dipendenti di Telespazio e dell'Indotto hanno costituito un comitato per chiedere la messa in sicurezza dei 9 chilometri di strada denominata Cintarella, strada che serve il complesso di telecomunicazioni spaziali, appunto, di Telespazio. Sentiamo il servizio. È una delle strade più pericolose d'Abruzzo, teatro di molteplici incidenti, anche mortali. È la strada denominata Cintarella, nella piana del Fucino, 9 km di asfalto a servizio del complesso di Telespazio, azienda tra i principali operatori al mondo nel campo dei servizi satellitari, situata proprio nel cuore della piana del Fucino. Gli operatori di Telespazio e tutti coloro che giornalmente percorrono quella strada attendono la messa in sicurezza dal 2015, da quando cioè è stato siglato un accordo di programma tra enti locali per l'esecuzione dei lavori. Per chiedere la definitiva sistemazione della strada affinché non ci siano più vittime di incidenti, si è formato un comitato perché, a distanza di più di un anno dai primi parziali lavori di messa in sicurezza, non è stata rilevata più alcuna attività di cantiere. Lo scopo della nascita è quello che già a suo tempo di un precedente comitato è quello di sensibilizzare gli enti istituzionali affinché riprendano immediatamente i lavori, visto lo stato manutentivo della strada stessa piena di buche. Il comitato rileva le palesi violazioni rispetto ai contenuti dell'accordo, che prevedeva che i comuni interessati si impegnassero a consentire la realizzazione degli interventi. L'accordo di programma è stato proprio sancito la pericolosità della strada e i lavori appunto che dovevano essere fatti erano la messa in sicurezza della strada con guardrail, segnatelica orizzontale, verticale e manto stradale. Chiaramente i soldi per tutto al momento non c'erano, sono stati utilizzati una parte di quelli già liberati, che erano circa 900.000 euro, circa 600 sono stati già spesi, 400 erano da spendere. Parliamo di una percorrenza di dai 300-400 persone al giorno. Ci spostiamo a Lanciano. Dopo l'allarme lanciato dall'associazione ambientalista Nuovo Senso Civico, che aveva minacciato anche esposti alla magistratura contabile, l'amministrazione comunale frentana ha deciso di sospendere le potature arboree. Di seguito ad un consulto con gli esperti, però il taglio è stato in qualche maniera portato avanti, però avendo più cura delle modalità e di come vengono potati gli alberi. Vediamo insieme il servizio. È stato recepito l'appello di Nuovo Senso Civico. Il vice sindaco di Lanciano ha fermato la potatura degli alberi per un paio di giorni ed ha fatto il punto con il settore lavori pubblici e la ditta che ha in appalto i lavori. La denuncia di Alessandro Lanci ha dato i frutti sperati. Accertato assieme a consulenti agronomi che i tagli finora operati erano delle vere e proprie capitozzature dannose per le piante, i lavori riprendono con maggiore consapevolezza. Giacinto Verna ringrazia per i consigli l'associazione che aveva minacciato un esposto alla magistratura contabile per danno erariale e ambientale. Sì, dopo che qualche giorno fa c'è stata una presa di posizione da parte di Nuovo Senso Civico, io ho subito recepito l'istanza dalla stessa associazione, sempre molto attenta alle tematiche ambientaliste non solo nella città di Lanciano ma più in generale su tutta la regione Abruzzo, e ho preso spunto dalle loro osservazioni per fare in modo che i miei uffici, gli uffici dei lavori pubblici, gli uffici parcheggiati,
i giardini, verificassero e controllassero che i lavori effettivamente fossero stati fatti a regola d'arte, così come era da capitolato. Quindi ci siamo visti con i nostri tecnici, ci siamo incontrati con il titolare della ditta che stava eseguendo in quel momento le potature, ci siamo sentiti anche con alcuni agronomi, uno per tutti, dottor Di Pardo, che già aveva collaborato con noi nella consulta ambiente e ci aveva dato una mano anche nella realizzazione negli anni scorsi del regolamento del verde, e quindi abbiamo dato nuove direttive, abbiamo fatto in modo che lì dove si stava sbagliando si mettesse subito riparo e si correggesse il tiro. Questo perché siamo molto attenti non solo alle tematiche dell'ambiente, ma soprattutto siamo molto attenti a spendere i soldi dei contribuenti, quindi siamo aperti a ogni tipo di consiglio, siamo aperti e io in particolare sono aperto a recepire tutti gli aiuti che possono arrivare dall'esterno per fare in modo che non solo le potature, ma più in generale tutto quello che riguarda i lavori pubblici vengano fatti come lavori in regola. Andiamo avanti, uno spettacolo il 10 marzo dedicato alle donne realizzato dal Teatro dei 99, siamo nell'Aquilano, in collaborazione con il Centro Antiviolenza ed altri partner. Sul palco storie di donne straordinariamente normali, sentiamo il servizio. Una serata a fil rouge il prossimo 10 marzo alle 21 nel Teatro del 99. Sul palco, nello spettacolo scritto da Loredana Enrico e Sandro Argentieri, storie di donne importanti come la Montessori o Frida Kahlo, ma anche di donne straordinariamente normali. Uno spettacolo del Teatro del 99 fatto in collaborazione con il Centro Antiviolenza Donatella Tellini dell'Aquila, con la Fondazione Egri per la Danza e il patrocinio dell'AIDAF. Tutto nasce dalla storia di una componente del direttivo AIDAF, morta per mano del marito, ricorda la Enrico, anche ragazzi del corso di recitazione. Questo è un concorso nazionale per giovani autori di danza e teatro che è partito lo scorso luglio e i cui vincitori saranno ospiti di questa serata. Questo fil rouge in realtà è proprio il filo che ci conduce nello svolgersi della serata, e infatti avremo ospiti la compagnia Egri Bianco Danza, che è stata partner della scorsa edizione di Fil Rouge, e in più alcuni dei nostri ragazzi del corso di recitazione dei intermedi, insomma, l'età è quella della fascia scolastica, dell'età scolastica delle scuole superiori, daranno vita a uno spettacolo interamente dedicato al valore e alla forza della donna. Il Centro Antiviolenza ha fornito molte storie di donne, i dati sono inequivocabili, del resto in 10 anni di attività del centro oltre 450 le donne assistite, l'incidenza dei migranti è bassissima, solo l'1%, ma sempre per mano di mariti o partner italiani. Sì, noi siamo molto contente innanzitutto di questa collaborazione con Loredana Enrico, ed è una collaborazione che viene da lontano, e con il Teatro dei 99 oggi. Ci piace l'idea di aver contribuito fornendo delle storie tipo all'associazione affinché possa realizzare il suo lavoro. Ci piace pensare che attraverso le varie forme artistiche tante giovani donne e uomini possano dare voce a una pratica di contrasto alla violenza maschile, che lega il cuore della nostra attività. Ed ora la pagina dello sport. Il difensore del Pescara Ugo Campagnaro parla del nuovo corso in casa biancazzurra per l'argentino. Con l'arrivo di Massimo Epifani sulla panchina anche la fase difensiva sarà curata in maniera maggiore. In più Campagnaro rassicura sulle sue condizioni fisiche. Sentiamo l'intervista di Andrea Costantini. Ugo Campagnaro, intanto iniziamo da quanto accaduto negli ultimi giorni con il cambio in panchina. Intanto perché secondo te si è arrivati a questo epilogo della gestione Zeman? No, guarda, quando le cose non vanno magari come tutti si aspettano, di solito quello che cambia per prima è sempre così l'allenatore. E niente, si è deciso di fare questa cosa qua, decisione che fa la società. Poi noi come giocatori abbiamo l'allenatore, poi cambia, dobbiamo fare sempre il massimo e senza pensare a chi è quello che ce lo dice. L'allenatore avrà le sue idee e niente, adesso la società ha deciso di cambiare, noi faremo quello che dice adesso il mister. Ecco, dall'esterno sembrava che la squadra si fosse un po' appiattita al di là dei risultati, è una considerazione questa corretta secondo te per chi come noi vede dall'esterno? No, appiattita no,
Sicuramente quando le cose non vanno come ci aspettiamo noi, moralmente vai giù, e succede sempre a tutte le squadre. Quando trovi una squadra magari giovane come questa qua, magari peggio ancora. In questo momento bisognava cambiare e niente, adesso bisogna puntare più sull'entusiasmo, sulla voglia di fare e cercare di fare quello che secondo me questa squadra può fare, perché secondo me è forte, molto di più di quello che sta facendo vedere quest'anno. Ecco, prime sedute di allenamento tu insomma le hai vissute non interamente, per qualche acciacco, ma si vede un entusiasmo, si percepisce un entusiasmo diverso secondo te? Diverso sì, perché si fanno degli allenamenti molto diversi a quelli che si stavano facendo prima, sono magari molto più intensi, molto più col pallone, e queste cose qua a noi calciatori ci piace molto di più, però comunque indifferentemente a quello che si fa in campo l'entusiasmo sempre lo abbiamo avuto, però bisogna puntare molto di più su questa cosa qua, cercare di farlo più grande, perché secondo me questa squadra è forte e deve fare di più. Ecco, siccome tu sei a Pescara da diversi anni, Epifani è rientrato a Pescara dalla scorsa estate, non so, hai avuto modo di interagire anche con lui, che impressione ti ha fatto nel corso di questi mesi e in particolare negli ultimi giorni? Guarda, quello che ho parlato con lui e ho visto anche negli allenamenti, se punta molto di più sull'organizzazione, magari noi con l'altro allenatore facevamo più la fase offensiva e si trascurava la fase difensiva, con lui si faranno tutte e due le cose e si punta sull'organizzazione, perché noi di solito sabato troviamo delle squadre che sono molto organizzate e correndo molto di meno di noi magari sono più efficienti in campo, ed è quello che bisogna trovare, i giocatori devono sapere tutto quanto quello che bisogna fare, ci deve pensare lui a farci capire quello che vuole, e saremo noi quelli che dobbiamo stare attenti a ricepire quello che ci dice e farlo al 100%, come si è fatto prima al 100% quello che ci diceva l'altro allenatore, bisogna farlo anche con lui. L'ultima, come stai? Ci sarai sabato o più probabilmente con il Carpi e poi il Parma, che squadra è? Intanto le tue condizioni. Guarda, le mie condizioni adesso, c'è un problemino che penso sia soltanto un affaticamento, dopo faremo ulteriori controlli, però comunque dovrebbe essere quello. Niente, il Parma è una squadra forte, lo ha dimostrato, cioè dei valori, anche in attacco sono molto forti, una squadra da, non dico da temere, ma da rispettare molto. E noi dobbiamo fare il nostro, adesso ci spiegheranno tutto quanto quello che dobbiamo fare per cancellare le loro qualità. Dopo la bella vittoria in casa del Padova, il Teramo domenica sera affronta il Sant'Arcangelo Albonolis in quello che è un vero e proprio scontro diretto. Tornano dopo la squalifica Madio e Varas, mentre Panico sarà uno dei pochi giocatori indisponibili nella rosa biancorossa. Sentiamo. Dopo sabato siamo tutti contenti, però ripeto, non abbiamo fatto ancora nulla, perché comunque la classifica è quella che dobbiamo continuare su questa strada, e comunque domenica e sabato abbiamo portato, secondo me, abbiamo fatto una partita ottima, abbiamo portato a casa un ottimo risultato, e almeno questa settimana concedimi un sorriso, almeno per due giorni, dai. Guarda, noi ci crediamo, sia io che tutta la squadra, col mister, ci credevamo prima, ci crediamo anche adesso, però ripeto, ora non è che abbiamo fatto una vittoria e ora i problemi sono andati via, perché comunque sinceramente abbiamo fatto una grandissima vittoria, secondo me, più che altro per il morale, perché comunque venivamo da partite magari così, e secondo me comunque se continuiamo su questa strada di domenica con la voglia di tenere il risultato, di fare risultato, secondo me ci possiamo uscire da questa situazione qua. Dai, forse all'inizio dell'anno diciamo in casa dobbiamo, secondo me ora arriviamo in un momento anche a livello mentale dopo una vittoria di sabato, secondo me dobbiamo cercare di portare più punti possibili queste due partite in casa, dobbiamo cercare sì di fare la partita, ma non dobbiamo sbilanciarci più di tanto, dobbiamo comunque avere pazienza che prima o poi il gol lo facciamo, perché ripeto, davanti abbiamo gente che ci può far gol. Quindi dobbiamo avere solo tanta pazienza e cercare di sbagliare il meno possibile. No, guarda, abbiamo cominciato questa settimana, la settimana scorsa, a provare col centrocampo a 4. Secondo me non abbiamo fatto una buona partita, secondo me. Ripeto, anche prima col 3-5-2 secondo me non c'era tantissima differenza. Solo magari siamo un po' più avanti, avendo tre punti davanti, magari cerchi di avere un po' più il pallino del gioco. Anche se sabato comunque sinceramente siamo anche tanto difesi, però poi davanti abbiamo gente forte che comunque riesce a tenere la palla su, cerca comunque con l'uno contro uno siamo abbastanza bravi.
Ripeto, poi queste sono decisioni del mister, noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato l'ok all'assegnazione di spazi finanziari per il progetto relativo al campo di calcio dell'impianto sportivo di Antrosano, che avrà presto un fondo di erba sintetica. Un'idea malsana, secondo il presidente dell'Avezzano Calcio Gianni Paris, che chiede che gli eventuali investimenti riguardino lo stadio dei Marsi e il relativo antistadio. Ascoltiamolo. È un'idea del tutto malsana dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa comunale, perché anziché potenziare il primo impianto della città per il calcio, per lo stadio dei Marsi, l'antistadio, pensano di dare forza attraverso un progetto di un impianto di periferia che, seppur vede impegnate squadre di categoria minore, però ci vede totalmente in disaccordo. Spero che l'amministrazione comunale, in tutte le sue sfaccettature, possa tornare indietro su questo provvedimento e guardare bene come stanno le cose e cercare di portare l'erba sintetica allo stadio dei Marsi, cosa che darebbe un risalto assoluto all'Avezzano Calcio, darebbe una forza economica indiretta alla squadra di calcio e che ovviamente consentirebbe finalmente al tutto il movimento calcistico cittadino di essere praticamente al centro del calcio marsicano in tutti i sensi. Celano è un piccolo paese ed è riuscito a dotarsi di strutture in erba sintetica funzionali. Voglio sperare che la stessa cosa accada allo stadio dei Marsi, all'antistadio, e che l'amministrazione comunale possa tornare indietro su un'idea che spero non sia ormai definitiva. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Velò, tutta dedicata al mondo delle due ruote, delle biciclette, condotta come sempre da Jacopo Forcella. In studio gli ospiti del patron Luciano Rabbottini. È davvero tutto, prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19.